Sei in Abruzzo, è gennaio. Gennaio è tempo di rendiconti. Generalmente si guarda quello che si è fatto e si parla di quelli che saranno i nuovi progetti. Un comparto molto importante del quale si è discusso molto in Abruzzo, soprattutto per la crisi che in qualche modo lo ha danneggiato, è proprio quello dell'edilizia. Ha fatto parte davvero di grande preoccupazione. E allora qualcosa è cambiato, qualcosa si è mosso e soprattutto le politiche, quelle della nostra regione, hanno fatto in modo di cercare delle soluzioni che potessero andare anche incontro a quelle che sono ovviamente le necessità degli imprenditori. Ne parliamo oggi con l'assessore regionale Donato Di Matteo. Benvenuto. Grazie. Allora, l'edilizia è sempre al centro delle preoccupazioni perché in realtà è un comparto che ha così tanti annessi e connessi che davvero muove tantissimo mercato. Se ne è parlato tanto soprattutto del blocco dell'edilizia, ma in realtà poi ci sono delle nuove politiche che arrivano in tempo di crisi e che cambiano un po' la visione. Ma intanto io sono convinto, i dati ci danno questa indicazione, che l'edilizia in Abruzzo è tra le prime i tre settori che possono rilanciare e che sono diciamo, strutturalmente legati all'economia della nostra regione. In quest'ultimo periodo si è avuto una fase di crisi di questo settore, anche con perdita del personale che ci lavora, ma soprattutto c'è stata una crisi generale anche dell'imprenditoria legata all'edilizia che soffre e anche alle famiglie che hanno, in ragione delle nuove povertà che si vanno a determinare, difficoltà a poter utilizzare quello che è lo strumento più importante in una vita di una famiglia, che è la casa. Su questi ragionamenti noi abbiamo impostato una serie di linee operative che vanno nella direzione di costruire un sistema che sia quello dell'abitare, un'attività regionale che sia quello dell'abitare. Per cui una delle prime riforme strutturali che ha messo in campo questa maggioranza e io personalmente riguarda la riorganizzazione del sistema delle vecchie ATER, riorganizzazione che va nella direzione di efficientare il servizio, economizzare in termini di costi e sprechi, di ridurre i costi e sprechi, e nello stesso tempo di allargare l'attività che non è più solo quello dell'edilizia popolare, ma diventa l'edilizia in genere, per cui dai proventi economici che possono arrivare da settori dell'edilizia che ancora oggi hanno la possibilità di fare entrare i soldi, se ne ricava delle risorse finanziarie che vengono messe, possono essere messe a disposizione dell'edilizia popolare. Allo stato attuale il quadro è che noi abbiamo difficoltà alle manutenzioni perché la Regione Abruzzo non ha soldi, per cui c'è un degrado totale del patrimonio edilizio delle case popolari e la gente vive in una situazione veramente di degrado totale dal punto di vista dell'abitazione. E a fianco a questo gli investimenti che ci sono stati per nuova realizzazione di edilizia, per mettere a disposizione delle nuove richieste che ci sono, negli ultimi anni è praticamente quasi azzerato, non ci sono più nuove edificabilità e siccome noi dobbiamo andare nella direzione di riutilizzare l'esistente, di quello che già è costruito, evitare di fare nuove costruzioni, valorizzare tutto ciò che è esistente rendendolo al massimo disponibile per le disponibilità alle famiglie dell'abitare. Il progetto di legge prevede la costituzione quindi di una nuova società che raccorpa i 5 ATER, quindi non più i costi legati ai direttori di ogni ATER, agli amministratori unici, quindi riduzione di quei cosiddetti sprechi, riunire in un unico strumento che è la sede dell'ARA, la possibilità di poter pianificare il sistema dell'edilizia popolare. Ma il core business dell'ARA si allarga anche ad altri settori che l'edilizia scolastica, l'edilizia cosiddetta degli anziani, l'edilizia degli start-up professionali e degli start-up delle piccole e medie imprese. E oltre all'edilizia in genere quella con le contrattazioni concordate. Tutto questo sistema crea all'interno di un'azienda un nuovo possibilità di reperire risorse che vengono messe a disposizione quindi
per quelli che sono gli aspetti dell'edilizia popolare di cui oggi la Regione Abruzzo si vuole fare carico in termini anche di qualità dei servizi, anche dando risposte all'aumento che, ripeto, che c'è enorme delle povertà, per cui non è che andando avanti si riduce la richiesta di edilizia popolare. Con le difficoltà che ci sono oggi aumentano le richieste delle famiglie che hanno il diritto e potrebbero avere una casa popolare. Mercoledì, anzi il 13 gennaio c'è stato un incontro importante che arriva proprio in questo ragionamento dell'edilizia popolare. Intanto si parla del costituendo fondo immobiliare regionale e si parla anche di un piano, perché ha spiegato non ci sono fondi per la manutenzione delle case popolari, ci sono delle persone, comunque bisogna garantire quello che è un servizio e soprattutto quella che è anche una situazione di dignità, e allora si pensa delle altre misure, perché in questi casi si chiamano altri imprenditori, si cerca di farsi forza anche dall'esterno. Ecco, possiamo parlare di quello che succederà, dell'interesse che c'è stato da parte di un pool di avvocati degli Emirati Arabi nei confronti di quella che sono poi le strutture immobiliari, e anche un progetto che porterà la regione un più 0,6% proprio nel comparto dell'edilizia. Ma quello importante è lo 0,6% incide sul PIL, non dell'edilizia, sull'intero PIL della Regione Abruzzo annualmente, se si attuasse quello che è il mio progetto, o il progetto condiviso pure dall'amministrazione regionale di maggioranza, dal Presidente della Giunta e dal Consiglio, che è quello di realizzare una serie di investimenti per riqualificare il patrimonio edilizio a disposizione, da un lato sistemando quello che c'è, che è già di proprietà della nostra regione o delle società tipo gli ATER e quant'altro derivate, e dall'altro lato mettendo a disposizione un sistema che acquisti a condizioni di edilizia popolare anche per l'invenduto che le società si trovano davanti, le imprese, che ha determinato una grande sofferenza, per cui in questa maniera daremmo anche un po' di respiro a quelle che sono le sofferenze delle imprese. Tutto questo viene fatto in maniera molto trasparente. La Regione Abruzzo ha presentato un bando per le manifestazioni di interesse, hanno risposto 151-152 tra comuni e imprese, è stato determinato e quindi si realizzerà una commissione tecnica fatta di esperti della nostra regione che guarderanno queste manifestazioni di interessi, e all'interno di un progetto strategico che è quello di favorire quelle manifestazioni di interesse che hanno al fianco all'abitare, ai nuovi progetti di ricostruzione dell'esistente o laddove serve anche di nuovo, ma insieme a questo c'è la economicità dell'intervento, per cui questi tipi di interventi avranno un indotto legato anche a opportunità di lavoro, legato ai servizi nelle aree su cui si interviene per la nuova, per il cosiddetto social housing. Logicamente il social housing, che avrà un suo monte immobiliare da dover gestire, sarà gestito da un fondo comune, che noi, il cosiddetto fondo etico, che noi andrà a realizzare, e anche qui ci sarà un bando aperto, pubblico, trasparente, che servirà a individuare l'SGR che gestirà il fondo comune. Il fondo comune è un sistema entro cui vengono fatti confluire le equity e anche le disponibilità di immobili, quindi le ATER che stanno predisponendo un piano di vendita, per cui noi venderemmo agli inquilini che già ci sono a costi contenuti le case che sono disponibili, di modo che toglieremmo questa, diciamo, difficoltà, perché mettiamo nelle condizioni l'inquilino di poter acquistare, nello stesso tempo toglieremmo il peso delle manutenzioni. E dai soldi ricavati, noi contiamo di vendere da 7, 8 fino a 11.000 abitazioni del nostro patrimonio, dalle vendite che andremo a realizzare porteremo un equity che verrà messo nel fondo etico. È logico che
a fianco a quello che è l'intervento diretto che avranno gli ATER, e la Regione, c'è anche la necessità di coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti, che ha stanziato fondi significativi per il 2016 nell'ambito delle gestioni degli immobili, e quindi finanziamenti per le attività immobiliari e dell'edilizia. E più ricercheremo fondazioni bancarie e anche sistemi diciamo, di finanziatori che ritengono utili, per le loro logiche legate sempre a un meccanismo etico, di sostenere il percorso di questo settore, che è un settore che guarda prevalentemente alle difficoltà della gente. Da questo punto di vista abbiamo avuto l'interesse di un gruppo di avvocati, uno studio importante che ha sede a Dubai, che ci ha contattati e che noi abbiamo incontrato insieme al Presidente della Giunta qualche giorno fa, il 13 scorso, e dove loro ci hanno mostrato un interesse a sostenere e a finanziare il sistema della valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare all'interno del fondo etico costituendo. Questo finanziamento ci permetterà di sostenere poi l'aggregazione, l'acquisto, la ristrutturazione degli immobili che sono quelli proposti nelle manifestazioni di interesse, per cui noi in un periodo che è quello della durata del fondo, che sarà da 15 a 20 anni, avremo la possibilità di gestire un patrimonio nuovo, ben organizzato, con dei costi estremamente ridotti di manutenzione, e che permetterà alle famiglie che accederanno a questa nuova disponibilità di abitazione di avere delle case sicuramente all'altezza del periodo che viviamo, non più case che non possono essere assolutamente vissute. Ha parlato di una novità, ovviamente di una nuova concezione. Si è parlato nei mesi scorsi di un'edilizia satura, soprattutto per città come Pescara. Nel quadro dell'edilizia regionale, che visione ha lei? Perché ovviamente si sa che per quanto riguarda l'Aquila ovviamente c'è una difficoltà a ricostruire, bisogna capire anche se con la stessa concezione o si cambierà qualcosa. E poi se si trovassero altri investitori, perché magari questo sarà solo l'inizio, e quindi essere anche un protagonista anche in questo campo, l'Abruzzo come, secondo lei come si dovrebbe comportare con l'edilizia? Se deve cambiare qualcosa? Io sono sicuro che l'edilizia deve guardare ad alcuni aspetti importanti, intanto a quella che è la valorizzazione delle aree degradate, per cui la rigenerazione urbana nelle aree periferiche degradate sono fondamentali, e in questo senso sia per l'edilizia privata sia per l'edilizia delle ATER, quelle strutture che rappresentano elementi di degrado all'interno delle aree degradate devono essere perlomeno riviste nell'ambito della rigenerazione urbana. Io non credo che c'è necessità di nuove edificabilità. Io credo che invece va valorizzato quello che c'è, va migliorato, e nell'ambito dell'efficientamento del patrimonio immobiliare che c'è, quindi dell'edilizia esistente, noi dobbiamo aggiungere a questo un aspetto importante, l'estetica e la bellezza. Noi stiamo nel 2016, non possiamo permetterci di far vivere in una città bella come Pescara, così come tante altre città, L'Aquila, Chieti o altre, o Teramo e altre, di non avere questo aspetto peculiare che oggi diventa sostanziale anche per l'economia e l'attrattività delle città stesse. Per cui noi dobbiamo intervenire in maniera che dopo questo profondo intervento molte strutture che oggi non sono abitabili diventano abitabili, per cui daremo a disposizione case per la gente che ha bisogno. Daremo la possibilità all'imprenditore che ha dell'invenduto, che vuole addivenire a una soluzione legata ai fondi, alle disponibilità per le economie che vanno nell'edilizia popolare, di poter avere un momento di respiro con il nostro intervento. Ma la terza cosa, dopo questo intervento strutturale che inciderà, ripetiamo,
ci sono degli studi approfonditi fortemente sull'economia della nostra regione, quindi nell'ordine dello 0,5-0,6% annuali. Questo è un intervento che minimo si dovrà portare nei prossimi 4-5 anni per completare un percorso operativo. L'altra cosa che dicevo, quindi e chiudo su questo argomento, noi dobbiamo avere le nostre città laddove c'è il degrado, città belle, perché la bellezza, la qualità e l'agibilità delle case entrano anche nel determinare una minore incidenza del sistema, diciamo, della insicurezza generale che è oggetto di insediamento di persone che vogliono creare situazioni difficili nelle varie aree degradate. Con la bellezza, con la certezza di realizzare case rigenerate dal punto di vista dell'estetica, noi rendiamo anche quelle aree che storicamente nelle nostre città erano aree degradate, le rendiamo più attuabili e più vivibili. Quindi per ridurre c'è una cosa in più: gli interventi oltre all'abitare devono prevedere anche sistemi di edilizia cosiddetta, di attività scolastica, di attività, perché in quelle realtà dove ci insediamo con i nuovi interventi noi dobbiamo mettere in piedi anche un'economia di movimento che crea opportunità di lavoro in quelle aree periferiche, per cui anche questo contribuisce alla riduzione delle difficoltà che ci sono oggi, che poi sono oggetto di atti delinquenziali e della cosiddetta insicurezza di quelle aree poco controllate. Un'altra iniziativa proprio promossa dal suo assessorato è stata quella dei condoni. Si è parlato di sottotetti. Questa qual è? Che tipo di logica è? Qual è l'obiettivo? Allora, l'obiettivo, io lavorerò anche non solo per i condoni dei sottotetti, e lavoreremo anche alla realizzazione di uno strumento che regolamenterà, per evitare che dal 2004 a oggi ogni anno facciamo i condoni, creerà un regime operativo per quanto riguarda i sottotetti. Ma lavoreremo anche, nei prossimi mesi lavorerò, anche per i locali di sgombero. Perché con le difficoltà economiche, se noi perseguiamo l'obiettivo di facilitare la possibilità di case in un momento difficile, e l'altro obiettivo è quello di non creare nuova costruzione, laddove nelle case c'è la disponibilità di aree che possono essere regolarizzate e che possono diventare argomenti abitativi dei figli di proprietari di case, noi andiamo in questa direzione, perché facendo così, con pochi soldi, realizzeremo opportunità di nuove abitazioni per le nuove generazioni, e nello stesso tempo non andremo a fare nuovo costruito. A fianco a questo c'è la possibilità che con queste nuove disponibilità ci sia una ripresa anche delle entrate da parte dei comuni, che per quanto riguarda in termini di oneri di costruzione, la cosiddetta bucalossi, riescono ad avere il 50% dell'importo complessivo. Quindi da un lato ci guadagnerà il comune, da un lato ci guadagnerà anche la regione, che dovrà destinare queste nuove risorse che vengono dai condoni per dei settori importanti. Io avevo dato un'impostazione per la delibera precedente che andasse nella direzione di eliminare le barriere architettoniche, che sono un altro aspetto importante del nostro vivere per quelle persone che hanno difficoltà. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi parleremo anche di un altro argomento molto importante, che è quello degli inquilini morosi incolpevoli. A tra poco. Inquilini morosi incolpevoli, questa è una novità introdotta nel 2014, proprio perché la crisi in qualche modo aveva piegato tantissime famiglie, e quelle che non erano categorie a rischio erano entrate ovviamente nel circolo vizioso della povertà. Un'iniziativa molto importante che la Regione Abruzzo ha subito accolto, perché è stato destinato un fondo alle regioni proprio per andare a dare sostegno a queste famiglie per diverse ragioni. Il 9 dicembre è stato pubblicato proprio dalla Regione
Regione Abruzzo quello che sarà il fondo destinato nel 2016 suddiviso per province. Allora sentiamo ogni provincia quanto avrà a disposizione e soprattutto quali sono le categorie che rientrano in questa difficoltà. Vediamo. Si chiama morosità incolpevole. Con una nuova misura assistenziale, il governo ha istituito un fondo a favore degli inquilini che, a causa di forze maggiori, non riescano a pagare il canone di locazione. In altri termini, i morosi incolpevoli, ossia con difficoltà economiche, potranno attingere dalle casse dello Stato per pagare il padrone di casa e non essere sfrattati. Il decreto porta la firma dell'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lupi e l'attuale ministro dell'Economia e delle Finanze Paduan, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2014. Grazie a questo fondo, facendone richiesta, i diversi comuni possono andare in soccorso di tutti quegli inquilini a rischio sfratto. Dal 2014 ad oggi sono stati stanziati fondi con numero sempre crescente. L'Abruzzo il 9 dicembre scorso ha reso pubblico lo stanziamento a disposizione per le quattro province. 2.140.722 euro totali, suddivisi così. L'Aquila 368.775 euro, Pescara 624.919, Teramo 464.495 e Chieti 682.533 euro. Ad annunciare la buona nuova l'assessore Donato Di Matteo, con delega al social housing, che annuncia come ogni comune abbia provveduto entro il mese di ottobre a individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali la perdita del posto di lavoro per licenziamento, accordi aziendali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti le capacità reddituali, il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, malattia, grave infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare. È un numero sempre crescente e quindi ci sono tantissime famiglie che hanno questa difficoltà. Sicuramente un aspetto importante a livello di governo nazionale, e noi come governo regionale ce ne siamo fatti carico, per cui abbiamo fatto una prima, c'è un altro finanziamento precedente che c'era stato inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 335.000 sempre per la morosità incolpevole. Qui stiamo parlando, per chiarezza rispetto ai telespettatori, che non è che il moroso viene sostenuto il moroso incolpevole che è legato a quelle condizioni difficili che sono state descritte nella premessa fatta. Per cui quelle persone che hanno avuto difficoltà col lavoro, hanno perso il lavoro, laddove muore l'elemento diciamo sostanziale, portante di una famiglia, oppure dove persone vanno sotto cassa integrazione o quei precari che hanno contratti a tempo determinato che non vengono rinnovati, lì si crea quella condizione per cui la famiglia non è in grado di pagare, e non in maniera colpevole ma incolpevole, gli affitti, per evitare che queste famiglie che hanno una sofferenza, io mi auguro temporanea, per cui nel prossimo futuro le persone possano essere ricollocate nel lavoro e possono riavere la dignità di poter pagare loro stessi gli affitti, perché l'assistenza è una cosa che non solo è brutto per chi lo fa, ma diventa brutto anche per chi la riceve, e molte delle famiglie che hanno queste difficoltà sono grate alle istituzioni, ma vorrebbero invece che ci fossero disponibilità di lavoro per poter superare queste situazioni difficili. A queste persone, come abbiamo detto, abbiamo ripartito nelle varie province per una somma di 2.140.722, che in piccolissima parte sono disponibili tra i comuni più interessati, logicamente quelli sono i comuni più grandi che hanno questo tipo di impatto, e per la gran parte diciamo, è legata precisamente per 2.125.000 il contributo regionale, il resto, 15.708, viene messo per le somme che hanno a disposizione da parte dei comuni. Questo è un segno di civiltà, è un segno di sostegno alle varie difficoltà. In questo momento chi soffre, senza fare troppe chiacchiere, le istituzioni gli devono stare vicino, trovando il modo per avvicinarli con il lavoro,
con la serenità delle famiglie e laddove è possibile anche con rendergli la possibilità di vivere in una casa, magari sostenendola anche per quello che è il canone, il pagamento degli affitti. Un'altra buona notizia, ed era un altro argomento che è finito anche in cronaca nazionale, era quello della situazione di difficoltà degli edifici pubblici scolastici. Vedi i crolli che erano avvenuti a Pescara, anche il ministro Giannini aveva fatto una visita istituzionale proprio per questa situazione. La buona notizia sono i quasi 4 milioni di euro destinati agli asili nido, messa in sicurezza delle strutture. Questa è un'altra iniziativa molto importante. Viene anche spiegato quali sono ovviamente tutte le realtà, molto spesso sono piccole realtà, si parla di centri che davvero Nereto, Ripateatina, Tortoreto, Atria, Tessa, insomma è molto importante anche perché lì insomma ci sono bambini, ci sono, e poi ci sono tantissime ore. Quella era un'altra piaga per l'Abruzzo e non solo. Ma nel mio assessorato si è lavorato molto sull'edilizia scolastica, non solo questi 4 milioni relativi agli asili nido di cui lei sta parlando, ma da quando mi sono insediato noi abbiamo dato alcune decine di milioni con il PARFAS per le scuole in generale, circa 40 milioni di euro. E successivamente con il MIUR abbiamo finanziato e stiamo finanziando la messa in sicurezza e la sistemazione di strutture scolastiche per un triennio nel 2015 che è passato per circa 26 milioni. Contiamo di dare somme identiche nel 2016 e 2017, per cui noi abbiamo investito circa 100 milioni. E questa seconda parte è direttamente proveniente dal MIUR, quindi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono mutui a totale carico dello Stato, per cui le regioni non devono, mentre quelle del PARFAS in parte c'è la compartecipazione dei comuni. Quindi una somma significativa a cui si affianca l'ulteriore contributo che è stato dato dal Governo per la buona scuola, scuola innovativa e aggregativa che ha portato in Abruzzo circa 10 milioni di euro e che verranno spese per iniziative di alta innovazione e aggregativi per i poli scolastici. Questo è quanto abbiamo fatto nell'ambito dell'edilizia scolastica, quindi diciamo in un anno e mezzo risorse significative. Queste incideranno anche io spero che tutto vada, è stato cantierizzato, per cui viene messo in operatività con i cantieri e con le imprese che lavorano, e quindi io conto che questo tipo di settore possa dare un minimo, un significativo contributo alla ripresa anche delle attività di lavoro per le maestranze del settore dell'edilizia. E quindi per quanto riguarda poi quello a cui lei accennava, che era degli asili nido, anche lì abbiamo investito circa 4 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento degli asili nido esistenti. Diversi comuni soffriranno di questo beneficio e quindi tutto va nella direzione di far sì che la scuola abbia edifici più sicuri dal punto di vista sismico, siano meglio diciamo frequentati e che possano avere una certezza in ragione di scuole, perché sulla scuola va fatto un ragionamento molto importante, nel senso che negli anni passati viene speso molto anche per i singoli comuni, anche in quelle scuole che poi da mo a un anno o due vanno a chiudersi. Noi dobbiamo fare operazioni per cui noi mettiamo in piedi dei plessi scolastici significativi nelle aree interne in modo particolare, che siano plessi scolastici duraturi negli anni e che abbiano una popolazione di studenti all'interno delle aree dell'entroterra, perché non possono essere spopolati, e che permettano di mantenere in piedi l'istruzione a contatto col territorio delle aree interne, per evitare che poi tutti si smobiliti verso la costa, compresa l'apprendimento istruttivo e formativo.
Allora, tra le varie deleghe, lei ha una delega che è quella la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della regione. Parliamo di tradizioni. Se abbiamo parlato di quello che sono fondi a disposizione, in realtà ci si può fare attualmente un resoconto di quello che è stata un'altra iniziativa molto importante. L'Abruzzo ha superato i confini per andare a Trieste in una manifestazione che conta più di 20.000 presenze e la cosa di partecipanti, poi di presenze sono forse 5 volte di più, per cercare di farsi conoscere, cioè portare i prodotti, portare le tradizioni e diventare anche una meta turistica. Quella era una cosa importante. Noi parliamo della Barcolana, è una grandissima manifestazione velica, professionistica e non, e questa è la particolarità, riesce a unire sia gli appassionati che i professionisti. L'Abruzzo supera ogni confine prendendosi 20.000 metri quadri di stand per raccontare quella che è la sua regione, bellezze, patrimoni, tradizioni, enogastronomia. C'erano degli chef molto famosi in Abruzzo, c'erano i produttori, c'era anche un equipaggio che ovviamente prendeva parte alla regata velica. In questo caso alcuni dati, perché oggi si può parlare di resoconto, noi lo abbiamo vissuto da vicino, abbiamo visto tutto. Abbiamo detto i 20.000 metri quadri si trovavano sul Ponte Rosso, che è una delle bellezze di Trieste, veramente è una cornice fantastica, noi dovremmo avere anche le immagini. 10 erano gli equipaggi abruzzesi che hanno preso parte alla regata e la cosa divertente, insomma, per chi non lo sapesse, è che si parte proprio dall'Abruzzo per arrivare lì con 4 giorni di navigazione. Il tempo non è stato sempre clemente perché c'è stata davvero la bora, abbiamo raggiunto 180 km orari e qui veramente si è visto chi aveva, insomma, la capacità di resistere a qualsiasi tipo di situazione. E poi tra le varie c'erano 3.700 sono stati dépliant promozionali consegnati, per intenderci c'erano i parchi, c'erano i produttori, c'erano ovviamente una grandissima fetta era delle tipicità abruzzesi, perciò si parlava di tutte le tipicità. Questo era il presidente della Barcolana, Mitja Gialuz, che era venuto ad assaggiare le tipicità abruzzesi e lì c'era proprio lo chef che ha rappresentato l'Abruzzo, il Montepulciano era il calice e poi, insomma, gli arrosticini. Davvero molto popolato, sono stati 6 giorni nei quali, insomma, si è cercato di mettersi in mostra. Il resoconto è stato importante perché ci sono stati imprenditori, tutto messo a disposizione dalla regione, giusto, gratuitamente. Ma intanto va precisato che sono 2.000 metri, perché lei ha detto 20.000, 2.000 metri quadri. 2.000 metri quadri di esposizione. Noi abbiamo semplicemente messo a disposizione degli espositori che sono intervenuti l'area, questi 2.000 metri, quindi noi abbiamo solo affittato l'area. Non siamo intervenuti sul finanziamento di altre attività, tipo quelle degli equipaggi e quant'altro, che si sono autofinanziati. Questa è un'iniziativa importante. Nasce dall'idea un po' strana che ho avuto io, quello di andare a provocatoriamente a portare l'entroterra dell'Abruzzo, quindi della montagna, con i parchi, con la montagna in genere, in un'area che è quella della costa e soprattutto nell'area dove si fa la più grande manifestazione, una delle più grandi manifestazioni in Europa di tipo velico, che è Trieste. Io penso che questa iniziativa, che non ha comportato grandi costi per la regione e che è semplicemente limitato solo all'affitto di questi spazi, abbia avuto una grande rilevanza in termini intanto di rapporti che ci sono stati lì. Basta pensare che lì c'è il premio Nobel della pace, che è un professore di climatologia che è nato a Sulmona, la moglie pure è una ricercatrice, parlo del professor Filippo Giorgi, ma abbiamo un'altra serie di persone che hanno... Noi ci fermiamo intanto al premio Nobel, perché noi lo volevamo presentare come, insomma, si conviene. Originario di Sulmona, come detto, tra una delle tante cariche, insomma, i riconoscimenti è stato il premio Nobel per la pace nel 2007 insieme ad Al Gore. Abbiamo detto Filippo Giorgi, noi l'abbiamo in collegamento, lo salutiamo. Benvenuto. Buonasera, grazie di avermi contattato. Buonasera professore, buonasera. Buonasera. Era importante in qualche modo riuscire a superare i confini dell'Abruzzo. Ecco, per un abruzzese che vive a Trieste e che ha una fama internazionale che, insomma, è di un certo calibro, qual è stata la sensazione?
Io ho visitato lei sta parlando dello stand della Baccolana? Sì. Sì, ho visitato lo stand, era molto bello, c'erano molte persone che visitavano. Come diceva, il tempo era abbastanza inclemente, perché avete assaggiato un po' di questa bora che, devo dire, affligge i non triestini, perché in realtà è abbastanza difficile adattarsi a questo evento, ma penso che sia stato ricevuto molto bene. Tanto volevo dire che l'Abruzzo ha partecipato alla Barcolana anche in altri eventi. Nel 2010, infatti, anzi 2009, proprio l'anno del terremoto dell'Aquila, la Barcolana ospitò uno stand proprio per aiutare la ricostruzione dell'Aquila, e anche in quel caso lì ci fu una grossa affluenza. Quindi, diciamo, questo contatto fra l'Abruzzo e questo particolare evento è ripetuto nel tempo. Quello che abbiamo notato noi è che gli abruzzesi che vivono a Trieste, quando rivedono insomma i conterranei, vivono una gioia particolare. Così è stato anche con Gianfranco Bellante, insomma tanti che abbiamo conosciuto. Ecco, con che occhio si guarda l'Abruzzo quando poi si incontra insomma a Trieste? Ma diciamo, l'Abruzzo, devo dire, forse non è molto conosciuto a Trieste. Poi i triestini sono abbastanza chiusi, ma in molti aspetti sono abbastanza simili agli abruzzesi, soprattutto un po' forse agli abruzzesi dell'entroterra. Però devo dire che ogni volta che ho menzionato l'Abruzzo, per quei triestini che hanno visitato la regione, sono sempre rimasti molto molto contenti. Diciamo che in un certo senso l'Abruzzo è una regione ancora da scoprire. È un piccolo gioiello che non è forse molto conosciuto come altre regioni, e quindi questi sforzi di farlo conoscere fuori, appunto in altre parti d'Italia, penso che siano molto importanti. L'assessore ce l'ha messa tutta per farlo conoscere? Ma io sicuramente, perché sono convinto che legare l'offerta turistica e l'opportunità di presentare la nostra regione mettendo dentro una proposta che lega la zona della costa nostra con l'entroterra, cosa che negli anni passati l'entroterra è stato molto trascurato, io credo che possa essere una proposta diciamo vincente per le grandi bellezze che è l'Abruzzo, che per il 40% è su aree di montagna e di riserva dal punto di vista naturalistico, quindi la regione dei parchi ha delle bellezze straordinarie. Professore, andando di nuovo a salutarla, io penso che una delle cose più importanti che potremmo fare è costruire tra i due territori, grazie anche alla sua presenza e di altre persone che abruzzesi che vivono lì in dei ruoli. Io ho incontrato uno che credo che sia il vice direttore, il direttore del piccolo del giornale, sì, di Trieste. Costruire le condizioni, perché siccome l'Abruzzo con il Friuli Venezia Giulia ha due grossi centri di ricerca straordinari, di fama mondiale, costruire le sinergie per mettere insieme qualche processo importante o qualche progetto importante. Su questo io chiedo la sua collaborazione per far sì che il centro dell'Aquila, col vostro, quello per la climatologia, che è di altissimo livello, possiamo studiare insieme un qualcosa, quindi mettere in sinergie questi due grandi istituti. L'altra cosa su cui io credo si possa lavorare in termini di sinergie operative e istituzionali è legato al discorso che anche lì ci sono dei parchi che potrebbero essere diciamo sviluppati meglio e messi anche in sinergia con quello che è la nostra esperienza e la nostra realtà. Quindi io le chiedo, dall'alto della sua autorevolezza, di poter dare un contributo affinché si possano realizzare queste due grandi sinergie, oltre al fatto che poi la manifestazione con tutti i nostri espositori già hanno avuto un riscontro anche in termini commerciali, perché basta pensare che c'è un produttore di birra nostra che ha avuto delle opportunità enormi, quindi su Trieste oramai ha dei punti di vendita a seguito della manifestazione della Barcolana, e tanti altri che hanno ringraziato e quindi hanno espresso
il valore commerciale che c'è stato, per, oltre alla vendita del territorio, anche il valore per i grandi operatori che abbiamo messo in campo. Certo, no, sicuramente diciamo, le basi per poter mettere su qualcosa di questo tipo ci sono, anche perché, come appunto ricordava lei, qui ci sono vari ricercatori che vengono dalle università abruzzesi, in particolare per esempio dall'Aquila, dove mi sono laureato anch'io. Noi abbiamo ancora molte collaborazioni con l'università. Mi sembra che ci sia un nostro ricercatore che lavora nel centro di ricerca del Gran Sasso, nel nuovo centro, anche con la FISA, un'università qui di Trieste, esistono delle collaborazioni, quindi sicuramente le basi per poter costruire qualche cosa di importante ci sono. Quindi si tratta semplicemente di iniziare in qualche modo questo dialogo, e io sono sicuramente aperto ad aiutarvi per quello che posso, insomma. Io le volevo dire un'altra cosa. Io da anni mi occupo del mondo dell'emigrazione, quindi poi in tutto il mondo, ma anche per l'emigrazione che c'è stato dall'Abruzzo in altre regioni, la presenza di personalità come lei e altre che stanno in diverse parti del mondo sono un motivo di orgoglio per la nostra regione, e rappresentano sicuramente quella parte migliore che noi possiamo esprimere anche in termini di valorizzazione della nostra regione. E quindi io sono certo che nei prossimi mesi sarà contattato dal mio settore di lavoro, che è il CRAM, in termini anche di persona che può rappresentare la nostra regione nei vari paesi del mondo. Stiamo mettendo su una piattaforma informatizzata che permette il dialogo tra tutte le parti dove stiamo. Noi siamo presenti in 45 stati, organizzati adesso in 46, anche negli stati, magari se pensano che dove noi non stiamo, siamo presenti, gli abruzzesi sono presenti in tutte le parti, e ci sono tantissimi abruzzesi che si sono affermati in diversi settori della vita e dell'attività della società in genere. Io la ringrazio per quello che lei rappresenta per noi, rappresenta per la nostra terra, per la nostra Abruzzo, in termini di orgoglio e di prestigio, per quello che lei svolge. Sì, certo, intanto la ringrazio, ripeto, per quello che potrò fare, sarò molto contento di aiutarvi per queste iniziative. Volevo anche dire che, a parte Trieste, qui in Friuli esiste un'associazione di abruzzesi, forse hai conosciuto il dottor Fatigati, sì, il presidente di questa associazione, che è molto molto attiva. E io sì, anche con loro ho avuto varie iniziative, conferenze, iniziative di questo genere. E quindi sicuramente, se io sono disposto, sono anzi molto contento di aiutare in eventuali iniziative di questo genere. Allora la ringrazio, la saluto, vi saluti pure. Grazie. Sua moglie. Allora, noi ringraziamo Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace 2007, per questo collegamento. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. E poi l'abbiamo annunciato anche durante la telefonata. In realtà, se c'erano delle grandissime personalità di origine abruzzese incontrate a Trieste, perché insomma abbiamo detto premio Nobel per la pace, climatologo, ricordiamo sempre l'importanza anche dell'istituto, che è il Gran Sasso dell'Abruzzo, in realtà l'obiettivo era quello, uno, di far conoscere l'Abruzzo e quindi portare come incoming turisti in Abruzzo, e l'altro era creare dei rapporti commerciali per gli imprenditori che erano stati ospitati dalla regione in questo villaggio Abruzzo, con tantissimi stand. Ebbene, c'è chi ci è riuscito, perché come abbiamo detto, nel momento in cui c'era la raffica di bora, poi c'è tutta una tradizione sulla bora, tre giorni crescendo e poi calando, quindi insomma ognuno si muove come può, c'è chi in questi giorni in cui non era possibile tenere un giorno in particolare aperto lo stand, ha creato dei rapporti. Un giovane imprenditore, in realtà lui fa parte di più imprenditori di una cooperativa che produce birra artigianale, perché poi l'Abruzzo, assessore, produce birra artigianale, ha diversi birrifici e non sempre si sa questa cosa, vero? No,
Nel territorio della Principescara c'è una manifestazione, uno ogni anno nella zona di Spoltore, proprio per valorizzare, perché a fianco ai grandi prodotti del vino che abbiamo sul campo, in Abruzzo c'è una grande qualità di attività di birre artigianali che va promossa perché è di altissimo livello e di altissima qualità. Lui si chiama Damiano Lanci, noi abbiamo anche le immagini perché siamo riusciti a intervistarlo nei giorni della Barcolana, e la cosa interessante è che hanno creato dei legami per il quale non solo durante la Barcolana hanno avuto difficoltà perché hanno finito quasi tutte le riserve, ma poi sono riusciti a immettere i loro prodotti fuori dall'Abruzzo. Damiano. Ciao, benvenuto. L'abbiamo raccontata bene l'esperienza a Trieste? Sì, benissimo. Com'è andata? Allora, tu sei stato uno, eccole qua, stanno andando le immagini di quella serata in cui davvero tu non riuscivi a fermarti e c'è stato un'affluenza pazzesca, al punto che nell'intervista ci dicevi che erano finiti i fusti, giusto? Sì, quelli che sono avanzati se li è presi poi un locale, appunto, che mi è venuto a trovare la domenica pomeriggio. Ecco, lui è stato uno dei contatti presi, c'è stata una bella risposta da parte del pubblico triestino, anche grazie all'appoggio che mi è stato dato da un signore di Trieste, un signore che lui è il fondatore di un gruppo su Facebook che si chiama Accademia delle Birre, ed è un gruppo molto seguito, ha oltre 5.000 iscritti tra home brewer, che sono quelli che si fanno un po' la birra in casa, appassionati così. E questo signore è appunto di Trieste, lui mi è venuto a trovare il primo giorno, mi ha detto appunto di pubblicare su questo gruppo la mia presenza con queste birre, e devo dire che ecco, questa cosa mi ha dato una buona risposta, anche perché in questo gruppo ovviamente ci sono anche molti professionisti, quindi anche tutti i locali sono venuti a conoscenza, e allora chi non è potuto ha mandato i suoi ragazzi, insomma in qualche modo, in un modo o in un altro siamo riusciti a metterci in contatto anche con diversi locali, alcuni dei quali, due soprattutto, anche non di Trieste, c'è un locale di Muggia, che è un paesino lì vicino, e insomma abbiamo già spedito più volte. Ma secondo la tua esperienza di Trieste, cos'è che è stato vincente? Il fatto di trovare dei legami, insomma, di incontrare la persona giusta, il fatto di avere un prodotto di un certo tipo, il fatto di presentarsi in un certo tipo, perché avevi uno stand veramente particolare, molto curato, molto bello, cosa ha vinto? Beh, io ti ringrazio, ci tengo sempre a fare gli stand, insomma, carini così, però devo dire che soprattutto io ero lì con tre aziende, che sono tre birrifici abruzzesi appunto della provincia di Teramo, tutti e tre, e Opperbacco, che è uno di questi tre, diciamo che già era abbastanza conosciuto a Trieste, insomma alcuni locali, quelli un po' più storici, diciamo, avevano già avuto modo di lavorare con Opperbacco, e quindi ecco, però non avevano modo di lavorarci con, non avevano nessuno, diciamo, nessun distributore, nessuno che potesse fornirli, diciamo così, quindi poi ecco, Opperbacco questa cosa ci ha dato la possibilità a loro soprattutto di scoprire anche queste altre due aziende che sono invece più giovani, che sono appunto la Casa di Cura e BB Beer, che sono altre due aziende aperte da entrambe da meno di 2 anni, e appunto anche loro insomma magari le avevano sentito parlare così, però appunto non li avevano mai assaggiati in Abruzzo. Come dicevate voi giustamente prima, i birrifici ce ne sono veramente tanti, sono quasi una ventina, di cui insomma almeno una io penso una decina molto validi, no? E alcuni di loro, appunto Opperbacco sicuramente, insieme ad Almond di Spoltore, appunto Maiella, sono quelli che appunto già esportano anche all'estero, quindi insomma sono abbastanza conosciuti già in tutta Italia, ecco, non hanno la tua analisi era la difficoltà era quella di uscire e di trovare dei contatti, cioè per il produttore è importante trovare una figura che si muove e vada a cercare i contatti, giusto? Esatto. In questo caso proprio la fiera in sé è stato questo anello mancante tra il produttore e
è il professionista e il locale, diciamo, no? Perché appunto il consumatore la birra la conosceva, il locale anche, diciamo, i locali appunto a metà di loro bene o male le conoscevano, quindi mancava proprio la persona che gli desse la possibilità di mettere in contatto queste due cose. Appunto la fiera ci ha permesso di la prendere, possibilità poi ce l'è riuscita a darla l'assessore Di Matteo, è contento? Ti ringrazio per quello che stai dicendo, perché l'idea mia era quella di sperimentare con pochi soldi, mettere a disposizione delle aree, la possibilità per gli espositori di andare in questa iniziativa, che è la seconda più importante che si fa in Italia in termini promozionali. Abbiamo speso pochi soldi e questo che tu dici è segno che ci sono stati anche dei risultati significativi, per cui questa iniziativa ha una sua valenza, va continuata e va integrata con una serie di altre iniziative per mettere nelle condizioni i nostri produttori o di vario tipo a essere nelle condizioni di poter commercializzare meglio i loro prodotti, perché dalle vostre risposte positive ne viene fuori una risposta complessiva positiva del nostro Abruzzo. Damiano. È giustissimo. Insomma, io vi ringrazio anche perché appunto la mia azienda, diciamo, che nasce proprio come azienda che cerca di distribuire prodotti abruzzesi un po' in tutto il nord Italia e anche un po' all'estero, appunto è un'azienda giovane, nata da meno di un anno, quindi ha bisogno appunto di queste occasioni di contatto con insomma, clienti. Comunque sì. Complimenti sinceri. Grazie mille. Allora, noi facciamo un grande in bocca al lupo a Damiano Lanci e grazie per esserti collegato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi. Buona serata. Sono soddisfazioni, no? C'era il dubbio all'inizio che erano soldi spesi e che quindi qualcuno poteva pigliarsi? Allora, io sono uno che, diciamo, non voglio sopravvalutarmi, ma quando penso una cosa sono quasi certo che l'ho fatto, perché i principi sono quelli dell'economicità, perché lì siamo parlati di cifre molto basse che la Regione Abruzzo ha speso, e nello stesso tempo in un'area che forse non conosceva molto l'Abruzzo, che è l'area della costa del nord, quindi Trieste, per cui io ero sicuro che comunque un risultato positivo l'avremmo avuto. I report che sono venuti dagli operatori che ci hanno scritto significano che ci sono stati veramente dei risultati positivi. La cosa che mi preoccupa è il post manifestazione, perché la politica spesso confondono le cose e cercano di mettere in difficoltà anche quelle poche iniziative buone che forse si fanno. È il lavoro dell'opposizione, no? Cercare di togliere. Ma in generale è proprio la politica che non riesce più a avere un senso costruttivo, è tutto vincolato solo al consenso, invece ci sono delle fasi della pubblica amministrazione che devono essere guardati alla promozione della regione, da qualsiasi modo si stia svolgendo la propria funzione. Io credo che questa iniziativa, insieme ad altre iniziative, che non devono essere iniziative di grandi costi, dove la regione è marginalizzata, ma in quelle iniziative dove la regione può avere un suo protagonismo, vada sostenuto, perché i nostri operatori hanno bisogno del sostegno della nostra regione. Io lavorerò in questo senso, sono certo che gli amministratori regionali sapranno condividere con me questo bel obiettivo, e sono certo che faremo delle cose utili. 2016 come, che anno prevede? Il 2016 sarà adesso l'anno della verità per il nuovo corso della Regione Abruzzo. Abbiamo iniziato un anno e mezzo fa, adesso non si possono più dire le cose che faremo, ma bisogna cominciare a quantificare i risultati di quello che abbiamo messo in piedi. Noi dobbiamo avere una grande azione riformatrice che guarda strategie generali che superano gli aspetti localistici e che concepiscono la nostra regione di 1.250.000 abitanti come una piccola realtà in termini demografici e abitativi, che se guardata nella sua interezza può avere dei grandi sbocchi. Questo è l'augurio che mi faccio per il 2016, che si superano le spinte localistiche
nel governo delle cose e si guardi a strategie più significative nell'ambito della cultura, del turismo, dei settori trainanti, quali attività produttive, anche la stessa edilizia, ma la sanità, l'agricoltura, tutto ciò in ragione di non l'interesse del singolo territorio, ma di una strategia complessiva, perché il sistema delle cose pubbliche, delle istituzioni, si va allargando, per cui più siamo capaci di essere un territorio unito e meglio riusciremo a vincere le sfide delle nuove organizzazioni territoriali che ci aspettano nei prossimi anni. Ultima domanda, che voto dà la Giunta d'Alfonso per il 2015? Diciamo che è un voto positivo, perché sono stati messi in cantiere, però io adesso insieme a tutti gli altri, da cittadino oltre che da assessore, vorrei cominciare a vedere i risultati proprio delle positività, delle opere che sono state messe in piedi, per cui dai momenti di programmazione, di incontro con gli amministratori, dove abbiamo tracciato delle proposte operative, si devono arrivare a dei momenti in cui in maniera tangibile incominciamo a vedere i risultati. Sono certo che il 2016 sarà, come dicevo prima, l'area della verità. Ma la cosa più importante, 7, 8, 10 riforme strutturali per i settori di vita della nostra regione, che danno il senso al nostro elettore, al nostro cittadino, di una grande azione di governo riformatrice. Non lo vuole dire? 6, 7, 8, che voto? Io, se mi dici il voto, penso 10 e più per il Presidente, che è una persona si va a molto attivo, per cui voto alto. Un voto per me. Aspettiamo il momento della verità, che sarà il 2016. Io sono certo che i cittadini si accorgeranno che molto è stato fatto. Io mi aspetto, a fianco al discorso delle grandi strategie riformistiche, anche un'attività collegiale delle risorse e delle impostazioni operativi del nostro governo. Abbiamo una squadra che è fatta da un grande presidente e da grandi amministratori, i consiglieri di maggioranza e minoranza, ma anche di grandi assessori che non stanno lì, vogliono dare il loro contributo. Grazie a Donato Di Matteo, che ci ha fatto il resoconto e soprattutto ci ha parlato di quelli che sono gli obiettivi per il 2016 e anche le iniziative in corso. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, complimenti per questa bellissima televisione. Ci vediamo con Sei in Abruzzo.